Da oltre 10 anni Palazzo Blu arricchisce la vita cittadina di Pisa e l'offerta culturale della Toscana con una serie di iniziative rivolte ad ogni tipo di pubblico ed espone permanentemente le opere della collezione di Fondazione Pisa all'interno delle sontuose sale di un palazzo nobiliare affacciato sui Lungarni. Qui, tra le memorie della quieta vita quotidiana della famiglia Giuli, una famiglia di nobili che visse in queste sale nell'Ottocento, potrete trovare una cospicua collezione di opere che raccontano la storia di Pisa dalle origini ai nostri giorni in sale pensate per mantenere inalterato il fascino della dimora nobiliare di un tempo. Un esempio è la sala nella quale ci troviamo, la sontuosa sala della musica, dominata da un importante ritratto di famiglia di un artista francese della fine del Settecento, Jean-Baptiste de Marais. Molto diversa, ma altrettanto seducente, è la sala da pranzo, dominata da colori rossi e dal tono caldo dell'arredo massiccio e della boiserie in legno di noce. Le opere più preziose della collezione sono ospitate al secondo piano, in una pinacoteca pensata con criteri museologici rigorosi e moderni e per essere fruibile da ogni tipo di pubblico. Qui potrete essere suggestionati dai meravigliosi fondi oro della Sala del Trecento, a partire dal maestoso Polittico di Agnano e dalla sua interessante copia, realizzata dal pittore di quadri antichi Federico Icilio Ioni negli anni 30 del Novecento. Passando attraverso le vicende artistiche di Benozzo Gozzoli, Vincenzo Foppa, Orazio Riminaldi e Del Cigoli, potrete arrivare alla sala dedicata alla famiglia Lomi Gentileschi, una delle più importanti famiglie artistiche pisane, che ha donato alla storia dell'arte due grandi maestri, il padre Orazio e la figlia Artemisia Gentileschi, una tra le più grandi artiste del Seicento, dalla vita burrascosa e dalla cultura visiva raffinatissima. Le opere di Fondazione Pisa ospitate a Palazzo Blu sono davvero tantissime, ma vi invitiamo anche a fare un giro nelle fondamenta. In una piccola ma interessantissima sezione archeologica potrete ritrovare la storia del palazzo dalle sue origini e, attraverso essa, anche la storia della città e scoprire con emozione i metodi dell'archeologia. Palazzo Blu è sempre aperto e sempre attivo, anche quando non lo sembra, ma non appena sarà possibile vi aspettiamo e vi invitiamo a godere delle molteplici sue suggestioni.